Padova, centro di interesse nazionale per la cura del diabete, sarà in grado entro pochi mesi di poter somministrare ai pazienti affetti da diabete di tipo 1 una cura che potrà garantire una qualità di vita decisamente migliore. Un team multidisciplinare ha lavorato per mesi per ottenere questo importantissimo risultato. Perché per la prima volta la facility del Centro regionale per la terapia cellulare del diabete è entrata in funzione, quindi è arrivato un pancreas da donatore deceduto e sono state isolate le prime insule di Langerhans, quindi le prime cellule che producono insulina. Questo per noi è stato un momento molto importante perché ci ha fatto capire che tutto il lavoro svolto in questi 2 anni era andato nella direzione giusta. Perché questo lavoro porterà a che cosa? Una volta che arriverà l'accreditamento, voi sperate entro la fine del 2023? Ovviamente l'obiettivo è quello di poter curare i pazienti. Noi siamo in buona parte medici, ma anche biologi clinici. Vogliamo poter curare i pazienti infondendo queste cellule che producono insulina nel fegato dei pazienti affetti da diabete tipo 1 che non riescono ad avere un buon controllo delle glicemie con le terapie convenzionali. Quindi l'obiettivo è una cura funzionale del diabete che in questo momento necessita ancora di una terapia antirigetto e che mi auguro nel futuro potrà essere offerta a un numero sempre maggiore di pazienti. Lei spiegava bene che rispetto al numero di pazienti affetti da questo tipo di diabete, poi si potrà arrivare a proporre questa cura per una percentuale ristretta, ma è comunque importante perché? Importante perché in un centro di diabetologia importante come quello di Padova, a livello nazionale e internazionale, noi vogliamo offrire, avere l'opportunità di offrire ai pazienti i migliori trattamenti, quindi un approccio a 360 gradi che comprenda tutti i possibili trattamenti. A Padova da tanti anni si fa il trapianto di pancreas, quindi di organo intero, da tantissimi anni utilizziamo le migliori tecnologie per curare il diabete tipo 1, quindi i sensori, i microinfusori, e il pancreas artificiale, con uno strumento ultra tecnologico. Mancava a Padova la terapia cellulare, quindi il trapianto di insule, e vogliamo poter offrire anche questa opportunità. Anche se si tratta di una terapia che viene riservata ad un numero piccolo, di pazienti, è molto importante e noi siamo in grado di selezionare questi pazienti che non sono candidati per il trapianto di pancreas, non sono candidati ideali per la terapia con il microinfusore, ma in virtù di alcune caratteristiche della malattia sono dei candidati invece per il trapianto di insule. Quindi c'è una selezione molto specifica, molto accurata dei pazienti che vengono sottoposti ad una rivalutazione completa del loro stato di malattia da un'equipe multidisciplinare che comprende il chirurgo, il diabetologo, il dietista, lo psicologo, proprio con lo scopo di scegliere la terapia migliore per ogni paziente.